Serie di interviste per il canale YouTube di Equilibrio Instabile. Oggi siamo con un stimato attore e doppiatore torinese, Roberto Accolnero. Grazie per la tua disponibilità. Grazie a voi. Volevo partire da una domanda, diciamo, che probabilmente ti avranno anche già fatto. Tu hai lavorato per grandi nomi con grandi nomi del cinema italiano, sia come registi che come attori: Carlo Verdone, Dario Argento, Mario Monicelli, per fare dei nomi. Volevo sapere quanto è emozionante, soprattutto per un giovane attore, lavorare con dei nomi così, così importanti. Cioè, mi chiede di ricordare quel tempo. Sì, i tuoi primi anni, le tue prime esperienze. È una domanda interessante, perché ovviamente la prospettiva è cambiata. Adesso sì. Cioè, io mi ricordo che non ero particolarmente emozionato. No? Ma questo è un difetto, no? Questo è un difetto. Sì, mi dispiace forse, ma io ho sempre avuto un atteggiamento un po' critico in generale, no? Sempre un po' distaccato, perché l'ho applicato in tutte le circostanze. E forse sì, forse c'era dell'emozione, ma anzi, a proposito dell'emozione che mancava, c'era un regista che si chiamava Vittorio Cottafavi che mi vedeva un po' troppo rilassato. Allora, prima del Chuck, in realtà lì era abbastanza impegnativo, perché dovevo fare, insomma, delle cose, ero molto giovane, inesperto, però avevo un ruolo abbastanza da protagonista. E mi diceva delle cose che mi distraevano, un attimo prima di girare, parlando d'altro, e io dicevo, ma mi devi concedere, ma tu hai bisogno, tu hai bisogno di essere un po' agitato e un po' teso, così rendi lì dopo. Poi a metterti la prova. Sì, no, era proprio lui aveva una grande esperienza, aveva fatto 100 film all'epoca, era verso la fine della sua carriera, e così, insomma. Vabbè. Quindi non ero così emozionato, e quello adesso, può essere anche un bene, forse all'inizio, no? No, diciamo che non c'avevo questa idolatria, anche con Fellini, per esempio, non è che, insomma, anzi, devo dire che all'epoca Fellini non lo capivo neanche tanto, forse mi permettevo anche di dire non mi piace tanto, poi ovviamente, come si può dire, lui era più avanti, e quindi c'è forse qualcosa. Tanti non riuscivano a capire. Esatto, non avevo gli strumenti, solo adesso vedo delle cose che ma sai com'è, è un po' così, a volte sei dentro le cose e non te ne accorgi, poi lo sguardo critico ti viene dopo con la maturità, e ovviamente ci sono dei rimpianti di non aver saputo, di non aver avuto la velocità, insomma, però c'ero, e a modo mio, insomma, l'importante è fare le cose bene, quindi ho sempre cercato di fare nel migliore dei modi. Poi, per quanto riguarda l'emozione, l'appassionarsi, era un po' diverso, insomma. È venuto col tempo, quell'aspetto lì. Sì, l'emozione sì, diciamo che è perché le emozioni sono delle cose che vanno un po' ho letto un audiolibro adesso lunghissimo di un importante psichiatra, ma qualcosa di più, uno psichiatra che si chiama Borgna, Le passioni fragili, e parla delle passioni, delle emozioni, e non sono cose che gestisci, sai gestire sempre, subito, certo. Si impara. Si scopre il valore, appunto, delle passioni, delle emozioni col tempo. E adesso, insomma, forse riesco a distinguere e ad apprezzare di più le emozioni, che peraltro ci sono sempre state, per carità, non è che... Sì. Siamo stati ovviamente. Certo, ma poi forse diciamo che noi da profani, da spettatori, creiamo anche un'aura un po' particolare a certi personaggi. Voi in realtà lì siete dei colleghi, e allora forse non va neanche bene avere troppa... Allora aggiungo un'altra cosa. No, io non ho mai fatto veramente parte di quel mondo lì che dici tu. Sono stato un po' tangenziale. Certo, poi dall'esterno dice ci sei dentro, ma sai, intanto sono decentrato, perché... queste cose succedono più che altro a Roma, e io a Roma ci passavo, si è preso una casa per un qualche anno, ma in realtà ci andavo, ecco, poi non ero amico di famiglia di nessuno di questi qua, non mai frequentato i giri, le cose, quindi sono un po' capitato un po' da esterno, ma ho sempre vissuto un po' la mia vita un po' da esterno, sempre, non mi sono mai sentito parte di un gruppo, poi ovviamente è un rammarico, perché magari anche questi rapporti umani che si instaurano quando
lavori con un gruppo di persone magari intensamente, sì, ma per un breve tempo, poi sai che scade, poi che tu non stai lì, che sono persone che si sono trovate. Questa è una cosa anche un po' dolorosa. I legami un po' si perdono. Ha a che fare con, un po' col lutto e la separazione, perché a volte c'è una grande intensità di rapporti che però sai che finiscono e magari poi per 30 anni o per tutta la vita non li vedi più. Okay. E questa cosa, ci sono stati dei momenti, questa cosa qui, se ci penso, anche adesso fa abbastanza male. Ieri per esempio sono andato al cinema, ho visto un film strano, sardo, L'uomo che comprò la luna, e ho visto un mio amico, collega, non so come definire, che non vedevo da 30 anni, che ogni tanto sento per Facebook così, però lui adesso sta in Sardegna, è genovese, abbiamo lavorato con Carlo Cecchi, ma era una cosa intensa, certo. E l'ho visto, certo, un po' invecchiato, dico, poi mi guardo allo specchio, anch'io sono invecchiato, io mi sono più abituato, mi ha colpito, però mi ha fatto piacere vederlo, era bello, insomma, l'ho visto al cinema, però adesso gli dirò, t'ho visto. Ma, sì, però sì, sono dei rapporti un po' particolari. Questo cosa per dire le emozioni. Sì, mi interessava questo aspetto qua perché... Ecco, no, io avevo un po', sempre avuto un po' di snobismo verso questi grandi nomi, questo, sì. E poi credo fosse anche l'invidia di non essere mai stato un... Cioè, sai, fai film con Mastroianni, certo sei giovane, piccola, però lui è trattato in un modo, tu e tutti gli altri sono trattati in un altro modo. C'è un po' questa cosa italiana, che è molto italiana e non è, per esempio, non è anglosassone, forse non è tanto francese, forse esiste, però c'è più democrazia. Noi siamo un po', c'è un po' di volgarità nel senso di quello che sta aumentando adesso, di differenze di serie A, serie B, serie C, e questo viene anche dalle nostre categorie, tant'è che quelli importanti con molto potere contrattuale, tutto è relativo, io rispetto ad altri sono più, certo, e tutto, però io vedevo, certo, ero ragazzo, vedevo, e quindi anche una specie di dignità, ma forse era il mio atteggiamento, non lo so, forse sono stato, sono problemi di... che nascono dai rapporti con i genitori, però insomma non potevo fare a meno di notare queste differenze, e che quindi alle quali reagivo con un po' di snobismo, quindi sì, insomma non assecondavi questo, no, tipo, non assecondavo tanto, da un lato sbagliavo, dall'altro era una mia difesa, insomma mi sono percamenato. Ognuno ha il proprio atteggiamento, sì, non sì, si sì, può giudicare dall'esterno, ecco. Che... ecco, non ho saputo dire, non ho saputo, forse il rimpianto è di ringraziare, di non ho saputo dire, perché se ti tratta in un certo, cioè ci sono quelli più aperti, tipo Carlo Di Carlo, l'assistente di Antonioni, che fanno delle cose di qualità, però sono persone meno in vista, certo. Ma anche Cottafavi che se ne fregava, anche lui ha di respiro internazionale, europeo, anche lui invece ha avuto dei bei rapporti, però questo arruffianarsi la persona perché è importante, perché cose non sono mai riuscito a farlo, anzi facevo il movimento opposto, facevo non le public relations ma le private relations, cioè le public relations ho saputo un po' di difficoltà. Molta gente fa l'attore per vincere la timidezza, può darsi, io in qualche modo c'è anche questa componente con delle contraddizioni. Ho capito. Ti volevo chiedere una cosa a proposito del tuo, dei ruoli che hai interpretato. Tu hai interpretato tanti ruoli sia al cinema che in TV, ma ci sono due ruoli che vengono particolarmente ricordati, sono in ambito televisivo. C'è più diffusione. Il capitano Aloisi, se ricordo bene, sì, Marisha Rock, e poi Geller di Camera Caffè. Volevo sapere, per una persona come te che ha vissuto in, diciamo, in tante produzioni, hai fatto diverse cose, quanto fa piacere, quanto invece è un po' ingombrante essere ricordato per due personaggi così nazional popolari? O scorano un po' il resto? Come viene? Beh, è chiaro che ci sono dei numeri, cioè quelle trasmissioni lì sono state viste da tantissime persone, quindi specialmente Marisha Rock, e non posso, però era fatto con una certa dignità. Molto, un ricordo bellissimo di Giorgio Capitani, anche di Proietti, Giorgio Capitani non c'è più, Proietti per fortuna c'è ancora, quindi c'era della qualità, quindi non sono assolutamente così, non mi dà nessun problema, nessun festival, anche Camera Caffè è una cosa di una certa qualità, insomma, non mi vergogno, e poi non è che il resto che cos'è? Ci sono delle cose di operazioni di teatro, di radio, o cose di teatro con Cecchi, però anche lì chi è venuto si ricorda, quindi... Sì, poi ci sono diversi film anche importanti. Non sono di massa, beh, è normale, quelli erano appunto, come dici tu, nazionali popolari,
Però nazionali popolari, tutto sommato, di qualità. No, intendevo più che altro perché magari ci sono dei personaggi, soprattutto nel mondo dello spettacolo, che vengono ricordati, soprattutto magari per un film o per una canzone o per un libro, e magari viene oscurato tutto il resto, perché magari... Ma il resto ha avuto meno diffusione, comunque continuo, io mi tengo in salute e magari ci sarà anche altre occasioni. E poi per chiudere volevo chiederti una cosa che mi ha sempre incuriosito del vostro lavoro. Tu hai lavorato e lavori in teatro, cinema e televisione, produzioni diverse. Volevo sapere qual è l'approccio, cioè l'attore, com'è l'approccio lavorativo in questi tre tipi diversi di canali, ecco, come prepararsi a un ruolo teatrale, a un ruolo invece in una produzione cinematografica. Teatro purtroppo ne faccio un po' meno, però come tu sai a teatro si fanno le prove, sì. Quindi c'è un arrivare a costruire più che il personaggio un percorso, sì, appropriarsi di un testo e magari creare mentre provi e là invece, e quindi hai molta più responsabilità. Nel cinema purtroppo per motivi di budget, soprattutto in Italia, a parte qualche giovane regista che cerca ma non ci riesce, perché alla fine ti scontri sempre con dei meccanismi produttivi, le prove non si fanno. E quindi cosa succede? Che non sei tanto responsabile, certo. Cioè fai quello che puoi, sì, in base a quello che sai, al rapporto che si sta in quel momento, però sono cose brevi, diciamo che provi in quel momento, cioè provi velocemente, eccetera. La televisione, oltre a avere il difetto di non riuscire tanto, almeno adesso, perché si facevano anche gli sceneggiati televisivi, una volta si provava, beh, diciamo adesso, anche lì non provi, con la differenza che c'è meno autorialità e c'è meno qualità in generale, sì, con qualche eccezione. Non so, ho sceneggiato fatto con Francesca Archibugi, lei ci ha lavorato 2 anni e la fa, ed era, cioè, un film, sì, ed sì, era non come si può generalizzare. Quella è, un, certo, è un'eccezione, però mediamente si va un po', tutti mettono becco, quindi non c'è l'autorialità che ci può essere al cinema, e quindi il regista, insomma, deve un po' stare in mezzo a cose che non ha scritto lui, e anche i sceneggiatori non sono quelli, ma che un altro ha messo l'idea, cioè tutti mettono becco, ripeto, anche la scelta degli attori. Quindi e si non è facile allora. Beh, c'è il rischio che diventi una cosa un po' media, insomma, ti passa un po'. Però c'è spazio per eccezioni e per qualità, perché poi gli attori sono quelli, i registi sono anche. Però ecco, è proprio il meccanismo produttivo che ti impedisce di. Però c'è sempre spazio per divertirsi, per intervenire, per essere creativi, insomma, insomma, è un mestiere molto divertente. Molto è vario. È vario, sì, tu non hai citato ultimamente, però quello che faccio di più è il doppiaggio, e in difetto di doppiaggio, che anche quello è in crisi, non è un lavoro che io, per cui impazzisca, lo devo fare, perché non c'è tanto altro, E audiolibri, invece, ho avuto la fortuna di leggere delle cose belle. E anche lì per motivi di budget devi leggere al volo, e quindi io non avevo letto, non so, da ragazzo Così parlo Zarathustra, l'ho letto all'impronte, cioè mentre leggi lo registri, che è una bella scommessa, non so, oppure Le confessioni di un italiano, che sono più di 1000 pagine, ne leggi sempre dei pezzettini, l'ho letto tutto, e insomma è un arricchimento, cioè. Ah no, c'è una crescita culturale, non so, I miei prigioni, quindi ci sono questi audiolibri che circolano adesso. Per fortuna il fenomeno ha preso piede, sì, e funziona. Ed è anche un modo per avvicinare le persone alla lettura, che è una bella sfida. Per comunque è diverso che leggere. Sì, dico, non ci si avvicina molto alla letteratura, no, sempre meno, invece no, quello però può essere. No, anche perché c'è bisogno di, quando si viaggia, cioè funziona come il formato elettronico, funziona, l'audiolibro sta funzionando. Io ti ringrazio perché ci hai fatto scoprire degli aspetti interessanti del tuo mestiere che non conoscevamo, e grazie soprattutto per la tua solita disponibilità. Venite quando volete. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima intervista. Ciao a tutti.